Basilisk Gate, è questa la carta che ha permesso a questo deck di esistere. Un gate, quindi, ma uno dice, ma che vabbè, ma gate, ma chi se ne frega, nessuno fa cose con i gate, se non quel mazzo pazzo che quando ha tanti gate vince con una carta in Historics, gioca, vabbè, ok, comunque che fa? Due mana, la tappo, solo come sorcery, do più x a una creatura che controlli, dove x è pari al numero di gate, appunto, che controlli, però... Non male, tra l'altro X più X, XX lo potete dare anche a una creatura non controllata, ho letto male la carta, però appunto si sta parlando di un più X più X dove X è il numero di gate che controllate. Dicevo, carta nuova che nasce quindi con Baldur's Gate e che quindi da un set insomma diverso, speciale, commanderistico, draftabile eccetera, va a impattare totalmente il Pauper, ed è una cosa che Wizard of the Coast sta continuando a fare negli anni. È insomma interessante perché appunto poi ci sono delle carte comuni che riescono effettivamente ad avere successo proprio in Pauper, che sono un po' disegnate per lo stesso formato, come secondo me è il caso di questa Basilisk Gate, che appunto ha portato il Pauper a essere un altro formato ed è riuscita addirittura a disfarsi, almeno per quanto riguarda i tier, di una meccanica un po' odiata come era Monarch. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati, bentornate. Questo è il video numero 3 della trilogia praticamente shakespeariana, no, Shakespeare non faceva trilogia, scusate, hollywoodiana, per quanto riguarda il Pauper con Cow Gates e soprattutto con Francesco Bifero. Like sulla fiducia prima di cominciare, aspetta che ancora non ti ho chiaro, per ora è solo una voce scusate, nell'oltre adesso ve lo presento. Like sulla fiducia, vari iscrizioni e quant'altro. Eccolo Francesco, scusami, non avevo ancora cliccato il tasto. Purtroppo non me ne rendevo conto. Comunque, ciao. Lo so, ma infatti non è colpa tua, anzi. Che dici? Oggi affrontiamo altri mostri brutti in Pauper e cerchiamo di dare una lezione a questi. Sì, nel video, il video precedente si è chiuso proprio con un ridimensionamento che ci stava sembrando un po' troppo. Purtroppo abbiamo preso un brutto matchup che ha giocato bene, ha visto bene e quindi come di conseguenza siamo deceduti. Tra l'altro, insomma, brutto matchup, però ci ripensavo, è un po' di counter quel matchup lì, forse uno si salva, no? Però sì, il problema sono le nostre terre tappate, che lui è molto veloce a farle, certo, con gli elfi e gli utopia sprawl, quello è il problema principale. Comunque una cosa che non ho detto a te, al pubblico eccetera, è che dico adesso mentre stiamo, ecco, ve lo faccio vedere che è vero, stiamo cercando un ricco oppo quindi per finire questa league, e ragazzi ho cambiato codice sconto su Mana Traders, potete usare H4S che un po' si sa di Akira HS, che è un po' come si chiama, Matteo HS e così via, comunque insomma Akira underscore 4 H4S per avere il 10% di sconto sull'abbonamento per i primi 2 mesi. Si sta parlando di un servizio che permette di affittare le carte online, non le comprate, se no fate come me, sbagliate gli investimenti, affittatele su ManaTraders che è molto meglio. Questa mano com'è? Ci sta, è una bella mano, abbiamo due terre che comunque c'è, effettivamente c'è una quantità imbarazzante di mani che teniamo, cioè il mazzo è proprio stabile, è abbastanza stabile, il problema sono queste terre tappate che lui è Tinder. Ah, abbiamo preso Muri Combo, probabilmente. Ed è un vero pain in the... Oh, un pain in the ass, proprio è questo, che vuol dire un dito dove non batte il sole. Sì, diciamo che con questa mano abbiamo pescato la sempreverde Modern Age, per fortuna, perché ormai non usciamo di casa senza. Meno male, meno male, effettivamente. E allora, che fa questo mazzo? Sacrifica dei muri, aggiunge mana. Allora, lui sostanzialmente cerca di sfruttare la sinergia tra lo 0-3 che attinge mana pari alle creature con difensore che controlli, uh-huh, e un incantesimo, mi sembra, di Kamigawa, che dice a un mana blu la creatura incantata si stappa. Quindi il suo piano è creare mana infinito e poi andare a vincere con qualche mana sink che gli permette di sfruttare tutto il mana infinito. Comunque sì, facciamo, iniziamo a fare questo affare. Sì, e pensavo che scartare un gatto sia figo, noi dobbiamo trovare terra, non l'abbiamo trovata. Ecco, questa per esempio contro di lui è una carta molto forte, perché una delle chiavi contro questo mazzo è risolvere il suo 0-3 e poi dargli dei volanti, perché lui non dovrebbe avere molti reach. Ci sono diverse versioni di sto mazzo, alcuni giocano l'iniziativa, alcuni giocano i Dunque, cascanti. Quindi c'è una carta chiave che è questa? No, è lo 0, cioè anche questo è forte, però è lo 0-3 che attinge pari al numero di difensori mana di qualsiasi colore, perché questo per il momento gli dà solo verde. Un'altra carta chiave, questa, abbiamo pescato tanti falchi qua.
Tanti falchi. Allora, contro di lui Chierico in realtà è abbastanza inutile. Quindi possiamo scartare. Non fa niente di. Non fa niente eclatante. Di bello. Allora, adesso fermo un attimo. Prima di fare questa terrina. Io stavo pensando che qua potremmo quasi provare a fare un'aggressiva brainstorm per i falchi. Però poi se non ci peschiamo una terra stappata diventa meno bella questa. Dovresti fare falco prima e poi. Oddio, sì, non di lo solito so. Il problema è che ce ne abbiamo già due in mano. Però. Vai, magari facciamo un falco e terra tappata, dai, per questo turno. Tanto lui non ci ha ancora fatto lo 0-3, quindi siamo ancora abbastanza vivi. Anche se ci possono arrivare dei turni molto. Ne posso prendere due, giusto? No, uno solo, ce n'è due in mano, che cazzo dico? Ok, proviamo uno, facciamo terra tappata. Il problema è che adesso lui gioca anche un muro che 3 mana, 0-4 reach, le creature, a parte avere reach che ci dà un po' fastidio, le creature che controlla hanno rapidità, quindi lui in questo turno potrebbe virtualmente quasi scombare. Potrebbe quasi scombare virtualmente. Beh, lo ripeto, cioè questa diversità, chi gioca tutti i formati, poi... Ce lo possiamo permettere in pochi a livello economico? Probabile. A livello di voglia? Probabile. Io in fondo non li gioco tutti in maniera competitiva, ma ho la fortuna, grazie a voi che mi venite a illuminare il canale, di vederli tutti. E mi piace veramente continuare a dipingere Magic come una roba veramente varissima, dove se è in pauper c'è muri combo. Cioè combo con i muri, bellissimo, capito? Io vorrei far notare che lui adesso ha fatto un lead the stampede che rivela 5 e prende tutte le creature e ha trovato solamente una creatura. Ah, non l'avevo neanche visto, no, perché... Quelle le ha trovate prima. Ora che sto vedendo ne ha trovate brutte prima, ha trovato l'iniziativa, ha trovato il pezzo chiave, lui fa un'altra winding way a cui non possiamo opporci. No, lui ha tantissimo mana, cioè volendo... Non... Sì, sì. Ah, non ho fatto Wending Way, perdonami. Ma perché? Non... Dove hai letto? Sì, avevo sbagliato. Non era Wending Way, sto facendo un altro lead stampede. Quindi rivela altri 5, adesso lo vediamo, che se no pare brutto. Ora ne hai aggiunti tanti. Ora ne hai aggiunti tanti. È questo quello che ti dicevo, lo 0-3. Quirion ha anche una carta chiave perché gli permette di stappare lo 0-3 e di generare una quantità di mana ridicola. Però, diciamo, questo mazzo, finché tu gli rimuovi lo 0-3... Bene o male, non chiude, non al di là di aver fatto 387 muri che comunque ci danno il giusto fastidio, no? Sì. Soprattutto a lui serve il mana blu, quindi il Sarulic Caretaker, che è quel tizio 0-2 che ha fatto. Però poi ha fatto staffare. E fa iniziativa, perché giustamente sti mazzi a un certo punto devono anche fare qualcosa di concreto, oltre che spammare i loro muri sul terreno di gioco, giustamente. Quindi cioè, tu adesso questo Journey to Nowhere lo faresti qui, tipo? Allora, non lo so, perché ovviamente... cioè io l'avrei fatto prima su questo, però boh, non lo so. Diciamo che noi abbiamo le risorse molto limitate, quindi ad uccidere, vedi, lui ora ha espresso un grande board, no? Certo. Però in realtà di concreto pericoloso ci ha fatto solo il 5-4, quindi certo, non fa niente, diciamo, non aver fatto quel giorno, secondo me. E io qua probabilmente, per quanto io sappia che lui c'ha in mano lo 0-3, probabilmente dobbiamo iniziare a tirarglielo il giorno lì per prendere l'iniziativa e insomma provare. Dove lo a... dobbiamo tirare, scusa? Sul 5-4, che è l'unica creatura che può attaccare, quindi, cioè non è vero, non è l'unica, no, perché c'è anche attaccano le Quirion le blocchiamo in qualche modo, però in realtà sì, sì, dai, facciamo giorni su quel 5-4 che è molesto. Quindi vabbè, gli lascerai comunque far fare un sacco di mana tramite quel coso. Qui possiamo prendere terra stappata, giusto? Ah no, non attacchiamo noi? Sì, attacchiamo, lui non ha roba, no? Con Rich, se non vedo male. Non lo so, dimmelo tu, io non conosco. No, nessuno delle sue bestie a Rich. Quindi attacchiamo col falco, ci prendiamo l'iniziativa. E facciamo un altro falco. E facciamo un altro falco nel caso lui voglia attaccare con le due Quirion. Per perdere, ci potrebbe stare anche fare Preordain, però il problema è che noi dopo probabilmente ci mischieremo il mazzo con Brainstorm e quant'altro, e quindi fare Preordain perde un po' del suo significato. Quasi in realtà qualsiasi terra prendi è irrilevante, prendi questa e facciamo un falchetto. Non tanto contenti, perché comunque il falchetto, sai, lo vogliamo rimettere. Mischio? No. Però è uguale, facciamo no. Uguale. Sei un fan del nodo, ho visto nell'altro video, io mischio sempre. Quando no, perché dico, capi, sta andando in un certo verso la partita, quindi cerchiamo di farla andare in quel verso. Non sì, cambia niente, esatto, cambia totalmente niente. Però. Comunque questo gli darà 1, 2, 3,
4 e 5 mana. E lo può scappare un po' di volte. Cioè, ha 15 mana sto ragazzo. Adesso dobbiamo... Questo è uno di quelli che lo aiuta a chiudere, perché fa mana infinito e ventura infinite volte nel dungeon. E il dungeon ti uccide, perdi una vita e guadagni una vita. Non questo qui, perché l'Undercity è un dungeon particolare. Lui può anche andare avanti nell'Undercity, che è una meccanica un po' particolare. Cioè, tu per entrare nel dungeon Undercity devi prendere l'iniziativa. Però una volta che hai quel dungeon aperto, ogni volta che venturi nel dungeon continui su questo, che è un concetto un po' particolare. Sì, sì, è... sì, certo. È quello, insomma. E poi puoi tirare fuori l'altro praticamente. Cioè un altro... Sì, si gioca pure questo. Il gioca, okay, questo è il nostro nemico numero pubblico numero questo uno. È il nemico numero uno perché gli dà il mana di qualsiasi colore di cui ha bisogno. Anche se ora glielo dà anche Saruli. Diciamo che questa versione è un po' meno dipendente dallo 03 perché gioca pure l'iniziativa. Quindi c'ha altri, anche altri modi. Insomma, quello bianco, quello blu, quello verde. Vediamo che ci arriva. Madonna, comunque c'è tanto. Io ti ripeto. Bisognava fermarlo qua, comunque era un mazzo normale, è vero, avrebbe fatto questo. Avrebbe fatto quello, poi Dio mio, ha guadagnato giusto una trentina di vite. Sì, gioco pure quello. Ma il matchup pure questo, insomma. Tiro cioè, Brainstorm? No. Tiriamo Branza e cerchiamo di vedere quantomeno un removal, anche se lui ci ha messo una bella presenza sul board. Ce ne ha messi due di 0-3, quindi siamo un po' nei guai. Un removal okay. Abbiamo messo. Allora, mettiamo, direi, una terra e un falchetto, che dici? Una terra e un falchetto. Fermo un attimo. Allora, perché noi dobbiamo capire il turno dopo che succede. Lui il turno dopo ci può attaccare con diversi pezzi e riprendersi l'iniziativa. Però noi potremmo lasciargli fare un po'. No, se l'è già ripresa l'iniziativa. Sì, sì, se l'è già ripresa. Noi ora ce la riprendiamo perché gli diamo col. Gli daremo con un volante. Verosimilmente gli daremo con un volante. Sto solo facendo un conto per vedere se riusciamo a ucciderlo in qualche modo. Perché noi ora possiamo rimettere in cima isola e un falchetto. Fare terra tappata, se diamo una pompata prende più 4, quindi gliene facciamo 6, una 7 se ci teniamo un falco stappato. Lo mandiamo a 23, il turno dopo con due cancelli attivabili gliene facciamo 10, no, comunque vinciamo in troppi turni. Quindi forse questo non è il turno della sterzata. Allora, io direi di mettere sopra qualcosa che ci vogliamo buttare giù e poi di fare falco e di fare preordain. Tu consigli, noi dobbiamo pescare, quindi... Allora, questa l'hai fatta l'upkeep, l'hai fatta? Eh sì. Ok, non avevo visto questa cosa. Allora, tiriamoci sopra una terra e lasciamo un falco in cima, così facciamo falco, ce ne pigliamo un altro, insomma. Aspetta, no, però hai messo l'ordine sbagliato. Come? Perché dovevi mettere terra, prima falco. Ah, falco terra ho messo. Esatto, perché ora noi ci pescheremo falco. Non avevo capito. No, non fa niente questi cavoli. Perché tu volevi ancora tenere... Io volevo... La terra era una risorsa in più, certo, il falco invece lo prendi col falco. Esattamente, il falco lo prendi comunque, esatto. Però vabbè, non fa niente, andiamo avanti, peschiamo. Beh sì, non pescare terra, secondo me, avendone una in mano forse ti dirò. Sì, quello sicuramente. Ma noi dobbiamo andare a cercare sta rimozione? No, perché questa è 1-2. Sì, ormai ne ha 2. Potremmo diciamo rimuovere lui... questo, che è l'unica cosa che ci mena. Lui ha 3 carte in mano, quindi in se deve scombare ha scombato, no? Sì, lui volendo, se ha l'incantesimo ha scombato, ma anche se non ha scombato in realtà ci fa tantissimo vantaggio adesso, perché conta che ogni Quirion Ranger che ha è un'attivazione in più di un rampino, il che significa che quello gliene dà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per almeno 3, quindi sono 24, neanche un altro, quindi sono 32 mana. Cioè, insomma, e con questo qui lui farà un po' di volte nel dungeon, fa tante, ci può fare 5 danni, ci può fare tante cose. Vabbè, comunque vediamo cosa succede, insomma, non è che ne abbiamo che possiamo fare tanto. Dai, almeno per vedere come chiude, è anche curioso, sì, insomma. Potremmo forse pensare di fare il journey sulla sua porta, sul suo muro blu. Perché comunque è quella cosa che capi, lui tutto sto mana lo dovrà usare. Certo, per qualcosa, cioè, questo mi sembra interessante come giocata, bravo. E mi sembra anche interessante che lui non ci sia e in qualche modo ci stia facendo aspettare. Ah, è lui che non c'è? Sì, non avevo capito questa cosa, no, perché stessi aspettando tu perché stavamo parlando. Sì, forse una delle linee di questo turno potrebbe essere fargli journey sulla sua porta, sul suo 04. E di conseguenza tirare anche poi un preordain per levarci la terra che sappiamo di avere in cima e che non ci vogliamo pescare dopo. Cioè, noi ora peschiamo falco e poi ci leviamo la terra dalla cima. O facendo falco, o facendo preordain, decideremo.
Tanto che il nostro avversario non si palesa, prendo un bicchiere d'acqua. Bravo, bevi che per dimenticare. Devi sempre idratati, ragazzi. È la, la base per giocare un mazzo col blu. È vero, comunque, è molto vero. Cioè, i tornei. Ecco, tra l'altro è arrivato il falco. Quindi qui devo fare giorni di nowhere qua, mi pare aver capito. Io direi lì, perché comunque capito, lui ormai il mana ce l'ha. Quindi poco ci possiamo fare per quello, perché c'ha troppi, troppi pezzi. Facciamo Journey sulla sua porta e penso che sì, faremo un altro falco, ottimizziamo il mana. Ma noi possiamo attaccare, lui non ha nulla con Reach? No, lui non ha nulla con Reach. E che fa sì, questa vabbè. Iniziativa? L'iniziativa adesso o ci fa fare scry, e che fa? Oppure ci fa mettere due segnalini su una creatura. Che forse fare questo 4-5, no, non lo so. Forse non è male, non è male, perché almeno blocchi il 3-3 e gli c'han blocchi col... Se ci attacca col paladino, gli c'han blocchi con un falco. Quindi sì, dai, cioè a me piace guardare due carte, però... In realtà facciamo forge, perché dopo, la stanza di dopo, fa 5 danni in faccia all'avversario. Quindi sai... Nel nostro piano di spingere e di andare veloce è molto utile. Ma insomma, ripeto, rimettiamo lì con un Prismatic Treasure, era buono. Lui ci ammazza di danni? Lui adesso sì, ci ammazza verosimilmente di danni. Sì, di perdi punti vita se c'ha quella porta, perché usa il dungeon. Il dungeon c'è una stanza che dice tu guadagni uno e l'avversario perde uno. Sì, sì, quindi me la ricordo, me la ricordo. Questo qua, non questo dungeon, un altro. Sì, sì, quindi sì, andando sì, in quel dungeon infinito lui ci uccide così, insomma. Ma non deve nemmeno farlo infinito in realtà, perché conta che lui, come ti ho detto, fa una trentina di mana il turno dopo, quindi la porta avrebbe, cioè, ne avrebbe fatti. Beh, però fa un Venture into the Dungeon una volta sola a 6, poi comunque il dungeon lo deve rifare tante volte, no? Non avrebbe sì. Vinto. No, no, vinto no, il turno dopo no, però dico anche se non vince, fa, dà comunque parecchio fastidio il fatto no, che... No, cioè, certo, questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Lui continua a farci passare un po' di... Sì, e tra l'altro non lo so, forse è un ragazzo che sta multitablando, come si dice, e quindi sta giocando delle altre partite mentre gioca la nostra. Oppure sta andando su Twitch a vedere se stai streamando, così ci può gustare la mano, che ne sappiamo. Peccato che nessuno stia streamando. Sì, comunque molto spesso la gente multitabla, poi sai, magari c'ha altre cose da fare, magari sta lavorando in questo momento, sta facendo una call di lavoro, cose del genere. Lui ci ha ripassato priorità. Sta ok. Beccato, già li ha beccati e facciamo il falchetto. Vediamo che succede. Sì, comunque uno Strenza hai ragione. Sarebbe... Ora mischiamo, mi raccomando. Stavolta perché c'è la terra. Certo, c'è la terra che non vogliamo. E così facciamo un buon preordain dopo. Lo Strenza... Cioè, sarebbe almeno ci... Sì, ci salva ci aiuta un pochino. Perché adesso noi gli dobbiamo regalare un falchetto. Fare qualcosa e dargli, quello è il fatto. Questo turno ci deve andare bene questo turno. E chissà. Bene, lui nel dubbio fa un reach che è sempre fa finire proprio la partita. Goliath Paladin. Un'altra volta l'iniziativa. Che mazza, hanno preso, come si dice, le misure a questo mazzo, Sì, stiamo perdendo da mazzi con iniziativa, che però è paradossale, perché noi comunque l'iniziativa la rubiamo abbastanza. Certo. Facilmente con i nostri volanti, i nostri pezzi. Cioè, fa come ci ha fatto danno? Ah, col dungeon, 5 col danni. Dungeon, ho fatto 5 danni col dungeon, sì. Oddio, se si fermasse qui il suo turno... Lui si fermerà qui, molto probabilmente. Allora, lui l'iniziativa già ce l'ha, quindi adesso magari dei danni li possiamo... Ma le Guirion le blocchiamo? Sì, sì, le blocchiamo, dai, blocchiamole. Mi sembra un suicidio tirarci le Guirion. Lui vuole essere... Cioè, non capisco perché comunque l'iniziativa già se l'è presa, quindi non capisco perché attaccare pure di Quirion. Questi li piglio, vero? Sì, questi a malincuore li dobbiamo prendere. Il problema è che adesso Strength è un po' più brutto, perché lui c'ha sia un paio di creature verdi, sia un paio di creature bianche. Sì, ma la gente prende le misure, giustamente. Eccolo qua, bello come il sole. Allora, noi in realtà abbiamo anche Gatto al cimitero, che è una carta che con doppio cancello... Non cerca è stupida. Di non farti morire di vite, insomma, cioè ci prova almeno. E io direi tiriamo prima di tutto il nostro preordain, che dici? Così vediamo. Ma noi un po' cosa... dobbiamo fare una stanza del dungeon? Ah, sicuramente 5 danni saranno, ok. Noi stiamo attenti. Lo tiro con l'isola? No, quindi tiro no, qua. Non ancora.
stiamo attenti perché lui c'ha la creatura con riccio a questo giro. C'ha il dinosauro che ha riccio. Giusto. Tra le altre cose. Che trampolo e cascata era un po' troppo poco, quindi giustamente andiamogli riccio pure. 1, 2, 3, 4, noi diamo più 4 più 4, quindi se lo vuole buttare noi siamo contenti. Noi Journey è figo se lo vediamo. Il fatto di pompare adesso è che noi gli stiamo menando per 8 e lo mandiamo a 21. No, come per 8? 1, 2, 3, 4, 5. Per 8, abbiamo, no, dico, se lo meni con una, se lo vuoi menare per esempio con la volante, con la Modern Age, gli facciamo 8 danni, lui però stappa e ci ammazza a back, quindi dobbiamo vedere Journey sulla volante, sarebbe molto figo, cioè sulla raggiungere sarebbe molto forte. Sarebbe pure il terzo Journey, insomma. Lo so, ma che dobbiamo fare? Noi facciamo Journey e ci teniamo 3 mano open per Strands e la partita va in una maniera diversa, quello sicuramente. Strands che nomina bianco in modo che possiamo pure tradargli qualcosa se attacca. Io possiamo attaccare giusto, no, il 6-5. Tanto col 3-3 non attaccherà mai nel nostro 4-5. Quindi no. Vediamo che lui ci fa. Vabbè, vinceremo di tempo, non ti preoccupare. Siamo a G1, lui 14 minuti. Se non ci aggra così tanto, lui deve perdere il tempo a fare le sue scombate e le sue cose, comunque. Comunque, come ti sembra questo Pauper? A me... Ne abbiamo parlato, hai detto che è uno dei tuoi formati preferiti, tra l'altro tu eri un modern player. Ma... Guarda, in realtà gioco la qualunque, cioè io gioco a Magic a 360 gradi, insomma. Quindi, allora, qua abbiamo Counterspell e Basilisk Gate, che non, in questo spot, secondo me, nessuna delle due è una carta di Magic, perché tanto... Noi possiamo fare terra e tenerci open di Strength e Counterspell, se vuoi. Però Counterspell, il pensiero è... Tu, verosimilmente, su cosa la tiriamo? Oh, su una cosa che scomba, però non lo so. Ma in realtà noi stiamo perdendo anche senza la combo. Abbassa un attimo questa finestra di Your Library, fammi vedere un po' il suo board. Che se noi ora abbiamo Strength e lui ci fa un attacco un po' suicida, ce ne fa 5, 3... Preveniamo dal verde, gli doppio blocchiamo il dinosauro e pigliamo dei danni e andiamo a 2. Ma sai che ci potrebbe quasi stare, mettiamo giù questo... Sì, mettiamo giù Basilisk, mettiamo su Counterspell. Non lo so, la mia era proprio un'idea. No, ma... Gatto non lo puoi fare. Il problema è che non facciamo gatto così, non ci avevo pensato, non facciamo gatto. Guarda, io però probabilmente faccio gatto e se fa qualcosa per cui serviva Counterspell Amen, faccio Strength. Vediamo tra Strength e gatto quale, insomma, ci interessa. Cioè tra Strength e Counterspell quale, certo, preferiamo fare. Però sto gatto, diciamo, era un passo a cui dovevamo arrivare perché il gatto guadagna le vite e noi in questo momento stiamo perdendo di danni. Stranamente contro sto mazzo. Beh, se gli tiri un 5-5, effettivamente. Comunque lifelink. Ah sì. 5-5 che può essere virtualmente 9-9, perché abbiamo due Basilisk Gate. Ma gatto prima di questo mazzo si giocava in Power? Mi sa di no. Cioè, è sempre stata una carta forte. 1-1 lifelink che si rifà dal cimitero con embalm. Allora, io ho approcciato al Power in questo, diciamo, periodo qui. Quindi prima non so benissimo se si gioca. Però mi sembra di no, perché penso che sia iniziato ad essere abusato quando è uscita The Modern Age. Sostanzialmente. Lui fa un altro passo di iniziativa, ovviamente. Pesca. Iniziativa. Pesca una carta. Che non fa mai male. L'iniziativa è una meccanica sbroccata, l'hanno provata a bannare, ma la gente ora sta giocando semplicemente gli altri colori. E quindi hanno bannato le blu e le nere. Sbroccata. Vabbè, è come un po' peggio di Monarca, secondo me pescare una carta a turno è meglio, però è carina questa cosa. Fa tante, molto versatile, molto molto versatile. Ripeto, è carina questa cosa che comunque si vedano tutti i tipi di carte in tutti i formati, cioè qui vediamo i dungeon che se no sarebbero competitivamente completamente morti. Esattamente, questa è una grande cosa per Magic in generale. Esatto, a me piace molto. Allora, lui non sa bene che fare, ha 3 mana, ripeto, 12 minuti sul clock e noi abbiamo un counter sulla sua, non lo so, possibile. Niente. Ah ok, si sta tenendo alle vecchie... Lui non attacca, perché lui vuole essere proprio sicuro... quasi al 100% di risolvere probabilmente l'ultima stanza del dungeon, quindi non vuole correre rischi, anche se in realtà lui c'ha un solo blocco
non volante, cioè un solo blocco per i volanti, quindi vediamo un po'. Qui dobbiamo decidere se fare counter, no, perché lui non fa nulla. Lui non fa nulla, ok, questo è un turno purtroppo che è andato un po' così, però giustamente non potevamo sapere che lui non facesse nulla. Tiriamo questo preordain, siamo sempre alla ricerca di un journey. Io guarda, ti dirò, se adesso questo preordain non trova un journey, io probabilmente gli darei con doppio falco, per levargli, semplicemente per togliergli l'iniziativa. Mettiamo, direi, bottom, sì, counterspell bottom, brainstorm mi sa pure purtroppo, stiamo cercando altro in questo momento. No, no, brainstorm, guarda altre tre carte, squadro knock, rimischia, però... Rimischia, però cosa rimischia? Ci abbiamo già un altro peschino e ci abbiamo un counter in mano, non lo so. Bottom. Bottom, dai. Secret cat. Ci può stare, ci teniamo sempre allora. Gli darei due falchi. Gli darei, vai, due falchi. Quindi solo e esclusivamente per levargli l'iniziativa che lui voleva tanto conservare. Eh sì, non ci ha manco attaccato. Il turno dopo voleva fare l'ultima stanza e noi insomma proviamo ad evitare questa cosa. Andiamo a fargli 5 danni adesso, poi pescheremo. Perché posto suo forse avrei attaccato, forse aveva paura di Strength in generale. Strength è una buona carta, 4-5, però comunque un pezzo se lo portava a casa. Lui manco blocca qua. Becca, addirittura becca. Non ho capito come mai non blocca. Sì, era gratis. Ma sai, c'è sempre un po' di paura, magari di non sai che sta giocando, di non sai che sta facendo. Fermo un attimo. Ah no, possiamo fare anche arena. Possiamo fare anche... Ah, arena è god target creature, quindi gli facciamo attaccare per forza con una creatura. E non lo so se questa cosa ci può tornare utile, ma facciamogli 5 danni in faccia, dai. Ah, che possiamo farcene anche a noi. Ah sì, quella è una giocata, per carità. Ok, allora, o gatto o squadro knock. Oppure passiamo per tenerci open sempre counterspell e... Ok. Ma sì, dai, passiamo in questo spot, dai, che ci frega. Ah, ripeto, Strength ci salva. Anche perché noi, scusami, Strength lo possiamo fare due volte dopo i blocchi. Quindi comunque... Io preferisco sempre di no, perché sai, ti dà dei turni in più. Quindi anche io preferisco andare a 3 punti vita... E usare Strength due partita volte. Partita strana comunque, cioè, sembrava finitiva. Era questo che board già non c'avevamo un cazzo. E ancora invece comunque, perché abbiamo fatto il journey sulla porta. E lui ora ha tanto mana, ma effettivamente se è bianco in mano... Sì, perché in mano ci può avere un sacco di altri stronzi come questo. Sì, esatto, che non gli fanno niente. Il problema è quando si vedrà qualcosa per cui un mana sink, come si chiama, il lavandino del mana, cioè che ci butti tutto. Certo, 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 certo. Tra l'altro dobbiamo stare attenti in caso volessimo fare il doppio strand, come dicevo io, cioè strand poi blocco, strand con la creatura bloccata, perché sì. È un piano, io preferirei sempre, vediamo un po' come si butta la partita, però lui intanto comunque 11 minuti sul clock ce li ha, e non so tanti, 10 minuti con sto mazzo per fare anche No, effettivamente lui vuole regalarci una vittoria facile, o no, almeno. Perché giustamente avrà visto il video precedente, ha detto dai, mi sento in colpa. Avevamo appena finito di elogiare il mazzo. Ci sta. Sì, sono convinto che ci stia. Allora, comunque Pauper veramente uno dei formati che mi sembra più in salute di Magic, cioè mi sembra di giocare a Magic, non insomma, so gli altri sì. Li stai giocando comunque. Pioneer, Modern è bello. Pioneer mi sto preparando per Sofia. Pioneer si sta preparando per Sofia, d'altro in bocca al lupo. Oh, ragazzi, qua sotto nei commenti il nostro cavallo Francesco va a Sofia, in bocca al lupo, lo voglio vedere spammato anche di voi, da voi. Dicevo, Pioneer e Modern, quindi che ne pensi? Il Pioneer è in un momento in cui si deve ancora assestare, si devono ancora capire molte cose e sicuramente una banned list post Sofia ci aiuterà. Lui sta facendo un altro altisauro, allora qui funziona che prima gli fai risolvere la cascata. Certo, vedo che cosa esce fuori, c'è Goliath. Un altro, questo forse lo dobbiamo counterare perché questo gli fa prendere l'iniziativa, quindi lui si counteriamo. A meno che non sia stato un abbocco, il che, con tutto il mana che ha, può fare tutti gli abbocchi che vuole, quindi noi non possiamo fare altro che cascarci, ragazzi. Esattamente. Peccato, perché comunque dà fastidio. Winding Way, sceglie creatura o terra, sceglie ovviamente creatura, quattro carte. Ha pescato quello che dà rapidità, un altro Quirion e un battaglio. Comunque, ha pescato sempre solo altro mana, in realtà. A parte sto affare che dà rapidità a tutte le sue, che a lungo andare può essere fastidioso. Beh, però certo, a lungo andare, lo giocavo in un mazzo historic che è
ho quasi reso famoso io, quindi lo so. Io, guarda, lo sai che cioè, io i cancelli, in realtà c'è una lunga storia d'amore tra i miei cancelli. Io avevo un canale Twitch che era Bifero. Non lo sapevo. Bifero fa cancelli tanto tempo fa. Allora, qui possiamo proteggerci dal verde e bloccare i bianchi, oppure appunto proteggere da tutto per tenere l'iniziativa, però boh. Allora, io l'iniziativa non gliela vorrei far fare, però sì, è un po' brutto, un po' brutto così. L'unica cosa che perde è la 3-3. Ma lui, scusami un attimo, ma io forse mi sono perso un passaggio, ma lui non aveva un altro altisauro? Scusami, lui ora ha fatto... No, lui ha fatto... Ah no, noi abbiamo counterato questo, è vero. Ah no, ok, ci stanno picchiando due altisauri, non si Dov'è? Vede bene, ma ce ne sono due che ci stanno sterzando, non si vedeva bene. Sì. Ce ne sta uno sulla... Ok, allora, sicuramente non possiamo prendere i danni dal verde. Strength. Sì, tiriamo strength su verde, sicuramente, perché non ci possiamo prendere Se i danni no, dal verde. Se no, siamo morti, vedi, insomma. Verde, e questo, amo risolto. E questo amo risolto. Ora, prima... Questo perché se blocchiamo lui spara, eh? Ah, ok, sono protetti dal verde, quindi possiamo anche bloccare. Sì. Ma tu lo sai che io in realtà mi fai vedere un attimo Tinderwall, perché Tinderwall è una di quelle carte di Magic che serve a una sola cosa, ok? Cioè Tinderwall si gioca nei combo, che si fa? Si sacca, guadagni due mane, ma io non sapevo che Tinderwall... Vabbè, però ormai siamo protetti dal verde, quindi non possiamo bloccare... Sì, e qua la giocata probabilmente gli possiamo o ciampare con un gatto il... Dobbiamo decidere se o portarci via un 6-5 o il 3-3. Io dico il 6-5, blocchiamo. Guarda, secondo tutto me qua la giocata, se qual è per non fare né strength né per fargli prendere l'iniziativa, forse qua la giocata magari è sbagliata, è bloccare col 4-5 e regalargli il gatto, va bene. E regalargli il gatto, sì, perché almeno così siamo sicuri che lui non si riprende l'iniziativa e non, insomma, non ci dà troppo fastidio. E dopo noi abbiamo ancora questo strength che possiamo utilizzare volendo. Anche se questa partita è... E dovremmo sbrigarci a ucciderlo, però sbrigarci a ucciderlo è un po' difficile. Però forse con strength effettivamente ce la possiamo fare. Guarda, lui... Il piano del clock comunque è vero, perché lui deve fare un sacco di cast, un sacco di trigger, un sacco di cose, c'ha 9 minuti, deve pure vincere nel frattempo, quindi sai... E per fortuna il clock di Magic Online penalizza un po' questi mazzi che vogliono giocare da soli, come è anche giusto che sia. Lui che ha fatto adesso? Ha fatto del mana, chiamiamolo del mana. Ha fatto del mana e come l'ha ripresa l'iniziativa? Non l'ha ripresa, è nostra. Ah, siamo noi, ok, perfetto, siamo noi, il nostro upkeep, perfetto, peschiamo. Secondo di turno, abbiamo pescato un bel abbastanza inutile cancello. Vabbè, io direi di dargli una botta con io questo di e fare botta. Tutti i blocchi possibili, giusto? Un attimo, sì. Stavo pensando se addirittura gli potevamo dare due botte, ma no, perché dobbiamo fare gatto. No. Due botte, non gliele riusciamo a dare. No. Sì, noi dopo faremo sempre la stessa cosa, probabilmente ci bloccheremo i bianchi. Qui ho sbagliato. Hai sbagliato, dovevi fare prima cancello, sì, perdonami, ero così concentrato dalla race. Non solo ho sbagliato prima cancello. Ah, ma abbiamo sbagliato un'altra cosa, perché ora lui può riusare Quirion per stapparsi un altro altisauro. Vabbè, ce lo regala però. E ci dà doppio blocco. Ah. E quindi sì, 1, 2, 3, 4, 5, era abbastanza importante fare questa, no, perché comunque non lo uccidi due volte. Però lui prima non ci ha bloccato dei falchi, quindi probabilmente avrà giocato attorno a qualcosa che non esiste. Per essere coerente dovrebbe farlo anche adesso. Lo speri. No, invece l'errore che ho commesso io, dovevo tappare Basilisk Gate e non la pianura, anche perché adesso sì. Mi serve tre bianchi, poi effettivamente no, con questo... ce lo facevi comunque, perché Falco costa 2, il gatto costa 1, quindi comunque ti bastano due mana bianchi per fare tutto quello che vuoi fare. No, come dovevo voglio fare... Un danno in più. Ah, già, giusto. Devo fare il mio cammello perché era un più uno in più. Lui ora starà pensando, ma perché questo essere umano mi ha attaccato in doppio altisauro con la sua volante? Vabbè, uno glielo levo e sono contento, cioè sono 6-5. Sì, ma anche finché usa tutto questo tempo per pensare a come fare i blocchi in G1, vabbè. Beh, insomma. Sì, mi spiace per lui, nel senso perdere di tempo non è mai bello, anche nei video non è bello, però mi spiace sempre, però è questo il gioco, nel senso. Se giochi a Magic Online devi imparare a gestire il clock, non c'è niente da fare. Lui non ha stappato, quindi direi che va benissimo. Peccato solo per sto danno in più se avessimo fatto il cancello prima. Vediamo se lo rimpiangeremo. Lui non blocca così, non blocca.
No block, vai. Chi se ne frega, non block. Ma come mai non block? Boh, vabbè. No, non lo so. Terra e bianco e bianco. Esatto. Non mischio, conosco alcune carte che stanno bottom, le voglio lasciare lì. Ho strands, lui ha 14, poi posso dare doppia botta a un doppio cancello, ma lui ha due reach, quindi non siamo proprio i favoriti. Terra però è buono, ha solo due carte per ora. Sì. Allora immagino attaccherà con tutto, proprio attack all. Sì. Noi, vabbè, è abbastanza, insomma, facile. Qua gli possiamo addirittura tradare un pezzo, gli possiamo tradare un 3-3. Perché ora mettiamo... Ah no, non glielo possiamo tradare. No, tradare, ci sono questi. Sì, sì, no, poi dobbiamo ciambloccare i due bianchi. Quindi sì, blocchiamo, lui ci fa andare ai blocchi. Facciamo con un gatto e un coso, giusto? Stavo pensando solo una cosa. Sto pensando se vogliamo tenerci il gatto stappato, però non penso che ci meneremo col gatto, quindi... No, però sai cosa? È perfettamente uguale, dagli i falchi. Tanto è uguale. Dagli falchi. Ma aspetta, fermo. Dovevamo mettere pure il gatto su una creatura verde, perché noi ora proteggiamo dal verde e quindi avremmo guadagnato una vita gratis. Perché il gatto c'ha lifelink. Ma lui ce lo può sparare se blocchiamo? Volendo, sì, poteva spararcelo, ma non penso, dai, avrebbe sparato. Verde. Proteggiamo dal verde. Ci sacrifichiamo sti due piccioni. Pensa, vera abbiamo fatta noi l'ultima stanza. Sì. Sì, è qua, guarda, 10. Un bel guardiano, guarda qua, guardiano protetto dal multicolore, abbiamo vinto, cioè dal monocolore abbiamo vinto. E siamo a 11, non ci vedo proprio i favoriti. Però guarda, non... forse vinto no, però non... non forse era meglio dargli un gatto e fare un altro blocco, eccolo qui tra l'altro, lo volevi la pescata? Guardiano, dobbiamo sopravvivere sto turno, e poi gli arriva un coso molto arrabbiato. Non so se riusciremo a sopravvivere. Se dobbiamo sopravvivere questo turno, io butto il gatto, come dicevi tu, lifelink, sì, e via. Ce n'abbiamo anche un altro. Esatto, sì, bravissimo. Questa è un'ottima cosa. Tengo Open di Pierce, che non servirà completamente a niente. No, che... però potevamo fare anche il secondo Basilisk. C'ha ragione, non ho cazzo da fare, non ho... potevamo fare, non possiamo fare niente, cioè, hai ragione. Basilisk, eravamo matematicamente sicuri, forse. Hai ragione. Non fa niente, dai, vediamo. È 17, lui alla fine c'ha solo due tramplanti, E questo gli dà una botta forte, Gli dà una botta forte con doppio cancello, ha vinto. Diciamo che così potremmo star fintando di avere counter, però... Sì. Però era meglio essere matematicamente sicuri di non morire, quello sicuro, dai. Allora, se l'attacco è questo, mi sembra tutto facile. Dai, sti blocchi posso fare pure io. Questo, questo. E il gatto da qualche parte. E dagli il gatto sulla Quirion, vai, si tradiamo. Si sa mai nella vita. Guarda, non vorrei tirartela, però io ho trovato online l'altro ieri una versione di sto mazzo che giocava Ulamog Crusher, che è incolore. E quindi siamo morti. Non sono riuscito a vincere col coso. Vediamo lui che trova. Adesso fa l'ultima stanza, effettivamente. Però può trovare, in verità potrebbe trovare la combo. Vediamo. 10 carte rivelate. Ah, ha trovato Nilea Discipol. Che guadagna ben 1, 2, 3, 4, 5, troppo. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 va a 25, noi lo pompiamo 1, 2, 3, 4, 5 cancelli, 10, no, 25 non lo uccidiamo. Mizia, facciamo un 25-25, era tanta roba, Era tanta roba, sì. Guarda, se peschiamo 1, 2... Beh, però possiamo sempre fare tutta quella vita che ci pare col Secret Cat, e comunque ormai con questi 5 minuti io non lo vedo agile. Tra l'altro noi ce ne abbiamo 11 comunque, nel senso che... Siamo andati lenti pure noi, però noi abbiamo da chiacchierare, intrattenere e così via, insomma. Ci stiamo confrontando sulle giocate, stiamo parlando, per noi è normale, lui ci ha messo purtroppo un bel po' di tempo in più. Ok, Citadel Gate. Lui che ha preso? Lui non ha preso Discepolo di Nilea, ha preso un altro Altisauro. Lui ce l'ha data vinta. Sì, lui ha sbagliato, ha fatto un erroraccio lui, perché se prendi in questo spot prendi Nilea Discipolo, vai 25, non muori il turno dopo, ha sbagliato. Incredibile, abbiamo vinto sto G1, hai visto? Non so come abbiamo fatto, direi che questa carta è una merda. Lui, questa carta è abbastanza brutta, anche i chierici sono abbastanza brutti. Il problema è, cosa gli mettiamo? No, queste non servono a niente, Allora, questi non servono a niente, reliquia. Boh.
Serve a niente. Ma a quel punto preferisco tenere dentro Fumi che si cicla lo stesso, capisci? Sì, più che altro Fumi sì, ammazza Stequillion. Diciamo, Reb e Blue Elemental Blood. Aspetta, accendo un attimo la luce perché qua sta diventando. Ecco qua. C'è da dire che Blue Elemental Blast e Red Elemental Blast gli prendono un pezzo, sia quello che gli dà rapidità che quello che lo fa avventurare nel dungeon, però in realtà è proprio un edge piccolissimo per inserirle, insomma, preferisco Fumi. Vabbè, un bel Mulligan, via. Un bel Mulligan, non ci abbiamo niente. E questa è un bel keep, con una Brainstorm sotto, keepiamo. Anche perché comunque è una mano di Magic, non mi sento di andare più basso per trovare per trovare dei giorni. Se abbiamo due peschini alla fine ci faremo andare bene quelli e va con Dio. La signature start di questo mazzo, cancello tappato, passo. Comunque bello, Strands ci ha fatto però vincere la partita. No, lui che gioca un pochino in maniera strana. Un pochino sì, un pochino strano effettivamente. Sembra essersi dato una mossa però a questo giro. Beh, adesso c'ha 5 minuti per fare due game. Due game con muri, Le creature c'hanno difensore. Arriva subito il nemico pubblico numero 1 che prima ci avrebbe ammazzato. Proprio sbarriando. Allora, qua più che fare gatto è importante probabilmente cercare qualcosa. Quindi io farei adesso Brainstorm, forse prima, perché con Brainstorm ci possiamo mettere le carte in cima e poi dopo... mandarle via con Ponder, almeno una mandarla via con Ponder, quindi farei prima Brainstorm. Giorni l'hai trovato però. Giorni l'abbiamo trovato. Mettiamo due terre in cima, metti due cancelli in cima, direi, tappati, e facciamo terra gatto, che dici? Ti piace? Sì, dopo possiamo fare Giorni. Ciao terra gatto. L'ottimizzazione del mana secondo Francesco Soad Bifero. Eccola qua. Me l'hanno insegnato. Giusto. Anche che qui, beh, potevi fare cancello tappato, non avevi un gatto a terra, avresti dovuto farlo dopo. Verosimilmente faremo cancello tappato. Ok, Giorni non lo tiriamo perché non... No, finché non genera tanto mana, noi siamo contenti. Lui? Quirion, il... Doppio di quello, uno di quello, ammazza tutte creature, punto com. Allora, pensiamoci un attimo. In realtà manco così tanto. Terra tappata falco. Ti piace? Terra tappata falco. E in cima abbiamo terra. In cima abbiamo terra, sì. La levi, tanto è terra in mano. Abbiamo terra, sì. Pesco 3. Non possiamo prendere 3, sì, esatto. Quasi. Ancestral Recall. Qua prendo pure una vita. Sì. Cerchiamo di vincerlo sto game, così almeno gli possiamo dire che non abbiamo vinto per il tempo. Mi sa che è un po' difficile. Lui ormai 3.55 lo vedo un po' spacciato nella tomba. È un video che è durato chiaramente che tantissimo. Riesca a fare. Magari questo game ci potrebbe pure uccidere in qualche modo, però difficile forse che riesca. Beh, ammazza, abbiamo giorni in mano, dai. Comunque lui la combo la deve settare, perché adesso dovrà fare un muro che dà mana per forza, sì. Senza rapidità. Noi lo leviamo, cerchiamo un'altra removal con un giorni to nowhere, in teoria. L'iniziativa non lo può fare perché abbiamo i volanti. Cioè, non, tra l'altro non ha bloccato manco sto danno. Non lo so, lui non gli piace bloccare. Sì, è vero, ha paura dei suoi muri, ci tiene molto ai suoi muri. Ci tiene particolarmente. Proprio tanto. Cioè, non... Tantissimo. Ok, un Winding Way sta cercando. Non so cosa stia cercando perché lui ha detto creatura, ha nominato creatura. Sempre comunque c'ha 10 carte, 10 creature in mano. E stavolta non ha tutto il mana di prima. No, qualcuno la scartiamo, zio, a sto giro. Per forza, cioè, adesso farà un Overgrown Battlement. Ora fa questo, si riprende in mano una foresta. Fa foresta, si stappa una creatura. E c'ha due mana per fare Battlement. Perché usa il mana della foresta, il mana di Saruli. E basta. Quindi deve basta, solo Overgrown Battlement. E noi gli facciamo Journey into Nowhere. Vai, riprovaci al turno dopo. Allora, la domanda è... In base alla partita che abbiamo fatto prima, tu ora sto giorno glielo tireresti sul... 100%. Su questo qua. Sì, sono d'accordo, ci sta. Il chierico, che... Mamma, quanto è brutto il chierico in questo matchup. Facciamo terra, sì. Non gioca mai col cimitero, non fa niente, no. No. Poi faccio pure preordain per cercarne un altro. Preordain. Se cerchiamo qualcosa per non farlo vincere. Ecco, questo bottom, via. Okay. Terra non mi frega in questo spot di farla. Modern Mage è molto meglio. E il solito i due dannini.
Vedi un attimo, nelle carte che lui ci ha rivelato un'iniziativa per caso, ce l'ha? Pare di no. No, ma non ha neanche il mano per farlo. No, non ce l'ha. Se è quello bianco, 2, 3, 4. No, ce l'ha il... No, non ce l'ha il mano. Che c'ha? Ma c'ha 1, 2, Quirion gli dà un altro mana, 3, 4. Mana per la terra, e stappa la terra, sì, ce n'ha solo 4, quindi no. E un altro Saruli, va bene. Noi dovremmo sempre rimuovere questo, ma stavolta la rimozione ce l'avevamo. No, ma stavolta con 2 minuti sul clock, poverino, lui... Sì, infatti, non... Qualora dovesse provare a ucciderci. Non c'è proprio la possibilità che lui vinca 2 game in 2 minuti col clock, cioè non, se noi no, chiaramente non glieli concediamo. Con 4 muri no, purtroppo. Qua... Modern Age, scarto Strength, me l'ha insegnato un amico mio forte. Fai Modern Age, scarto Strength. Sì, ma quando lo puoi fare... Vedi, peschi pure terra. Non vediamo. Ci sono ricciati. E guarda, se lui vuole scambiare falco con Quirion, io ci metto la firma, ma non penso che succederà. Ma perché c'ha ricci falco, Quirion? Volevo dire gatto, volevo dire gatto, volevo dire gatto. Non ma penso magari, che cioè... Anche che Quirion rappresenta un altro mana, no. Sì, Quirion ha molti di più. Il Quirion... E beh, adesso ha questo, scusa, non siamo riusciti a levarlo, quindi certo. Adesso mana ne ha quanto ne vuole, ma ripeto, questa partita è finita qua. Con lui che chiaramente, ragazzi, io ve lo dico sempre, poi insomma, mai quando mi vedete, diciamo, in questa situazione, di video, non multitablo mai. Mi è capitato di multitablare in vita mia a Magic, ho sempre fatto una cazzata, sempre, 100%, non c'è mai una volta in cui aver giocato più game contemporaneamente in qualche modo mi abbia, non lo so, portato al doppio. Cioè è proprio, è un gioco difficile, richiede concentrazione. Se fai multitab devi veramente giocare solo ed esclusivamente mono red, ma non è manco detto che, voglio dire, ce la fai, no? Quindi boh, non lo fate, questo è il mio consiglio di oggi. Esatto, d'accordo, perché guardate poi che succede. Comunque 50 secondi, anche ripeto, se questa partita la vincesse, cosa tra l'altro non scontata perché i nostri strength si faranno comunque sentire. E prima eravamo in una situazione quasi peggiore di questa, in realtà. Eh sì, no, senza quasi, cioè, ma... a parte che lui adesso mana colorato non ce l'ha infinito. Non c'è il reach, che ora ci farà per carità, perché figurati, se ora non ci fa il reach. No, non ce l'ha fatto. Comunque guarda questo mazzo come gli lasci un turno, cioè un turno, noi non gli abbiamo ucciso un rampino per un turno e lui, cioè non lo so, ha fatto 3 pezzi, 3 stanze dell'iniziativa, non mi sembra una cosa tanto carina, tanto fair, ma genera tantissimo mana, insomma. Io capisco, comunque stai giocando il mazzo muri, quindi comunque ad andarlo a dire alle persone che giochi il mazzo muri però tiè, altro prismatic strand che posso scartare. Sì, scaga, ma faccio questo, poi... tieni. Posso andarmi a fare un giro, c'ho 9 secondi sul clock. Esatto, cerco anche di giocare veloce, tra virgolette, così insomma, non sono io quello che ha perso tempo, anche se non c'entra niente, qui ognuno ha il suo tempo. Gli frego l'iniziativa. Ma... Ah, tanto terra la posso pure fare. Sì, volendo, finisce qui. Io, guarda, questo video è buono da vedere per la gente che vorrebbe iniziare a giocare a Magic Online, perché se non hai dimestichezza con le fasi, con il tuo mazzo cosa faccia, non riesci a prendere le decisioni veloci, cambia mazzo. Perché Magic Online purtroppo ha questo limite del clock che è una cosa che ti fa perdere le partite che magari avresti vinto, come abbiamo appena potuto vedere. E quindi, capi, state molto attenti se siete alle prime armi su Magic Online, state molto molto attenti. Pensa che c'è gente che gioca Trono Combo, cioè gioca Trono Combo in Power, no? Su Magic Online. E dici, ho appena iniziato, gioco quello, proprio il più sbagliato dei mazzi. Che richiede tanti click, tanta dimestichezza con la fila. Sì, devi essere veloce, assolutamente. Vabbè, ma ripeto, a me mi è capitato tanto, anche che poi io ho avuto la sfiga di innamorarmi tutto di mazzi da tanti click, che io ho giocato Collect & Company Abzan Coco, se te lo ricordi, quello con... che sfidava gli Eldrazi negli Eldrazi Winter, e lì dovevi fare un sacco di click per rientrare dai persister, la creatura con persister. Era combo, cioè giocavi combo. C'era anche la combo, certo, Melira. Sì. E quella è anche difficile, perché quella è una combo che paradossalmente, come Eliod su Magic Online, è un po' peggio, perché non va infinito, non puoi andare infinito su Magic Online. No, certo, su Magic Online non puoi andare infinito, anche se hanno promesso, bisogna vedere se poi
portano a, come si dice, a compimento le promesse, che stanno cercando di fare qualcosa per iterare le azioni. Sarebbe bello, perché in realtà non è giusto che io Real possa giocare un mazzo che va infinito e però non posso giocarlo online, non posso testarlo, cioè non è una bella cosa, insomma. Teniamo questa mano, molto bella, molto forte. Molto bella, vediamo. Molto forte, però due terre tappate, questo gioca verde, gioca un'altra volta a Muricombo, ma chi è lo stesso? No, non è lo stesso. Stavolta magari col counterspell combattiamo un po' meglio, chissà. Un pochino meglio, ma dal turno 3, perché insomma... Allora, si è anche iniziato lui, quindi non è... Ah, come si vedono le informazioni? Noi abbiamo fatto 3 win. 3 win sono... ci sei andato sopra, quindi già... No, non è lo stesso. Già ripagato, la Lega già si è ripagata, questo è molto importante, per quanto riguarda me almeno. Sì, vabbè, andiamo al risparmio. Ah no, ma l'importante è divertirsi, dai. Ok, per ora non fa un cazzo. Il suo mazzo, ora come ora, con queste carte non fa letteralmente un cazzo. Il turno dopo... Ah, qua aspetta, fermo. Qua ci abbiamo... Allora, da un lato abbiamo... faccio tutta la vita di Modern Age. Dall'altro possiamo fare Modern Age. Forse però è meglio fare terra tappata. Per essere sicuro di fare counterspell dopo. Quindi terra tappata blu, sì, e terra non tappata, possiamo fare... Ah sì, lo possiamo fare. Into preordain, sì. Il gatto non lo faccio perché, come ben sai, il gatto fa un'altra fine, purtroppo. In certo. Mazzo. Qua ci vorrebbe un bel giorno in Ostrenz per stare un po' più tranquilli, ma lui ha fatto una partenza comunque, mi sembra, molto forte, perché dopo ci appoggia un'iniziativa, magari, e... E noi non abbiamo removal. Strength l'hai trovato? Strength che gatto. Sì, io direi strength sopra e gatto bot, che forse troppi gatti. Non lo so, troppi gatti. 4-3-7, passiamo. E incrociamo le dita che non ci arrivi un 5-4 con iniziativa adesso, perché quello sarebbe abbastanza problematico. E ha tutto il mana per fare. Ci può fare anche un altisauro, ce ne può fare tante. Sì, ora quanto mana ha? 6? 1, 2, no, 4. Che cosa dico? Come fa a fare l'altisauro? Però può sacrificare i 2 Tinderwall per averne 8, se vuole. Deve prima generare un mana rosso e non lo deve tappare, no, sì. No, Tinderwall si sacrifica e basta. E attinge 2 mana rossi. Ah, wow, forte. Sì, no, ce ne ha, guarda, ce ne ha tanti di mana. Lui ci può fare un... Li può pure tappare prima, quindi adesso li tappa, poi li sacrifica, fa un sacco di mana. 3, ne sacrifica 2, sono 7 mana. E arriva il nostro amico dinosauro. Oppure ne sacrifica uno e ci arriva l'altro, il drago 5-4 con iniziativa. Eccolo qua, dinosauro fatto, regalato con Avenging qualcosa. Ok, questo è un imbroglio. Ah, ammazza, quello... l'hai proprio detto, quello dell'iniziativa, che tra l'altro è pure 5-4 trampolo. Io mi ero permesso di dire ce ne fa uno. Lui invece ha detto, ma guarda, ti faccio il cascante e ti casco quello, che sai chi se ne frega. E allora qua il nostro piano cambia. Il nostro piano qua è fare terra, Modern Age. Modern Scarto Age. Scarto Strands e metto gatto. Aspetta, vado a scattare Strands, perché? Perché lui ci ha fatto una partenza che veramente è impressionante. Quindi la mia domanda è: se noi ci prendessimo 11 danni dopo, però no, però in realtà se poi Strands... Il problema di Strength è che io qua lo vorrei fare 2 volte, perché sostanzialmente certo, farlo il turno dopo non serve a niente. Però il problema è che poi per fare sto Strength noi non giochiamo più a Magic, perché ci servono 3 mana open ogni volta. Quindi la partita rotta per rotta, sì, scartiamolo e facciamo gatto. Mi sembra che non siamo per niente in un buono spot. No. Ecco, cioè non... quel counter, se ce lo tenevamo open, avremmo potuto levargli quello dell'iniziativa. Forse dobbiamo pensare a questo. Però in realtà, se ci teniamo open il counter, stiamo prendendo 11 danni. Capito? No. Prima, al turno prima, anziché fare Modern Age. Ma prima non potevi mai tenerti. Non potevi Come fare no? mai Modern Age. Ah, sì. Blocco? Fammici pensare un attimo. Sono 7-12 danni. Becchiamo e tiriamo dopo Strength. Tanto che ci cambia, perché gli dobbiamo regalare sto gatto. No, lo tiriamo dopo. Il problema è che anche se noi riuscissimo a fare il 2-3 dopo, non tradiamo con nessuno, anche se facciamo Strength. No. Dai, blocca, sì, blocca e facciamo Strength. Andiamo al risparmio punti vita.
e proviamo a trovare un journey to nowhere per levargli anche solo una minaccia, perché lui al momento ha Però solamente questo blocco di Leona attacco Strands ci esponeva a ti faccio 2 danni con Tinder, quindi. da sì, ma non ha, sì, ce l'hai il rosso volendo. Ma sembra che la, vedi, la, ma come me, le persone hanno sto bias che non si ricordano che Tinderwall fa anche, faccia anche quella cosa. Non sto scherzando. Cioè, Altro gatto al cimitero. Adesso dobbiamo trovare. A lui ha 0 carte, quindi comunque questo gli dà questa è una cosa solo. buona. Problema, non tramplassero tutti i suoi pezzi, sarebbe un po' meglio, insomma. Facciamo sto coso. Sì, dobbiamo poggiare quel coso, non è che ce l'abbiamo tanto. Dobbiamo poggiare quel coso e dopo dobbiamo pregare di trovare uno strength o Dobbiamo un journey pregare che lui non to nowhere. peschi una roba che lo fa Sì, lui, il nostro pescare, avversario potrebbe insomma, pescarsi da un e altro. Il tanto problema è che ora l'ultima. ho 5 danni, ho Cigo da una creatura. Ci farà 5 danni, ci manderà 16. Sì, ci manda 16. Beh, 5 anni non sono proprio pochi, ecco. Ha anche trovato business, quindi anziché pescare il nulla, tappa 100 mana. E Chi che fa? trovato? Ora si rende conto che può tappare la creatura, forse per fare la spell? Questi mazzi ci hanno un No, po' dai, un altro stupidi. di questi. Vabbè, Sì, la gente non si proprio regola però, eh. lui. Questi mazzi sono un po' stupidi, fanno tanto mana, poi si pescano le business e, insomma, se gli gira bene, gli gira, altrimenti c'hanno Capito? Già bella. che avesse pescato al contrario, che qui mi fa questo, va Sì, che benissimo. ti fa 0-4 invece di farti l'affare, sì, indubbiamente. E invece. Ma ne stiamo pigliando 10, tipo. Ma Un po' perché 10? micro. Ah, quello trampla. Pff. Quello trampla. Quello Disastro. trampano tutti e due, è uguale, non cambiava niente, altrimenti tu Disastro. dicevo. Facciamo. Aspetta, prima di fare terra facciamo sta Modern Age, va. Magari vediamo, non so cosa ci salve, un altro Strands, un Journey. No, perché allora, qua abbiamo comunque un altro shot per poter pescare Strands, quindi sì, scartiamo quella, insomma. Scartiamo una terra. Eh sì, perché se no siamo Sì, morti, quindi per forza abbiamo questa sì, sì. giocata. Facciamo un Modern Age. Dobbiamo pescare Strands. Invece. Questa era buona prima, questa era buona. Al contrario, vedi, a lui doveva capitare prima per combatto, Esatto, mentre sì, per questo. ma E a è noi prima troppo. giorni l'altra Modern Age. Invece è andata male. La sei data, la so. Esatto. Ma vabbè, comunque, chiaramente, ragazzi, il meta power è molto vasto, non è che è un meta. Cioè, ci sono tanti mazzi che comunque funzionano e chiaramente trovano il loro, come si dice, in qualche modo ambiente, in un meta di un modo o di un altro tipo. Sì, ma poi consideriamo che comunque il mazzo che stiamo giocando noi è parecchio abusato, quindi la gente se deve Esatto, fare una giocano. lega su Magic Online ovviamente prova a portare un mazzo che Ma quello che volevo dire io è distrugge. che secondo me, insomma, noi possiamo tranquillamente avere altre carte per side, per un Sì. mazzo come questo. Però non ce l'abbiamo perché Noi non. pensiamo sul lungo torneo, cioè nel senso. Esatto. Io un mazzo come il suo magari non lo porterei mai ad un torneo perché quello che ci ha fatto a Tengo? noi ci può fare a noi. Sì, devi tenere, mi sa, devi tenere. Cioè, capisci? Lui se si fa un torneo di 10 turni come un Power Geddon, due partite che non pesca tutto dritto, purtroppo le fa. Perché comunque è un mazzo, diciamo, molto Ma sì, instabile. giochi tanti muri, giochi tanti accele. Sicuramente fai un sacco di mana, fai un sacco di cose, però diciamo finisci là, se non peschi bene, se ti fanno dei removal e delle cose giuste, è finito. Sì, scartiamo. Scartiamo gatto. Scartiamo gatto, è molto meglio. Diciamo che prima gli Strands ci hanno aiutato, perché con Strands veramente qui ti fai 4 turni di nulla, gli posso Sì, far proteggiamo fare. molto. Cioè, già che Proteggiamo molto. faccio ogni volta terra, sono molto contento. Al di là del fatto Ora ci che. serve qualcosa, ci serve un giorno o una terra blu per fare sto counterspell, proprio ci servono come il pane. Giorni abbiamo Giorni. pescato. Giorni io glielo tirerei, se tu sei Tutta la vita, oh, d'accordo. ma neanche. No, se io sono d'accordo, io non vedo l'ora di tirargli sto giorni. Guarda, Vai. uno, 2 giorni di turnover su quel Un po' coso. brutto missare l'endrop in questo spot, butto, però non ci possiamo fare niente. Non è colpa nostra, insomma. Avremmo Abbiamo pescato potuto tanto. provare a fare preordine. No, comunque, insomma, ne ho pure pescato Giorni su tanto. quello. Winding Way, almeno l'abbiamo rallentato un po'. Quante ne ha rivelate? 4? Ah, lui le rivela sempre qua. Ah. Questa carta. Che cazzo fa? Questa One carta. open shooting target spara. Un troll di problema has chosen at least one flag bearer. Ok, quindi ci ha annullato tutte le rimozioni. Non solo.
Se sei attento, ti renderai conto che questa piccola tech ci spegne anche un'altra carta del mazzo che è importantissima Qual per è? noi. Basilisk Gate, devi targettare lui. Ah, certo, Basilisk Gate. Il motivo che tu prima hai detto, creatura che controlli, no, perché appunto per questo quello può essere... Certo. Aspetta qua, vogliamo fare questo o vogliamo fare un... Non lo so, io volevo trovare la terra a tutti i costi per Vai, poi fare Modern Age. Hai ragione, cioè, facciamo preordine, almeno ne vediamo due. Però sono molto nervoso. Perfetto, perfetto. Top, top, che dici? Sì, top, top, assolutamente, terra, Modern Age, ma non so se scartare Strands... Esatto, non so se scartare Strands, però forse... Allora, noi vediamo, questa terra ci serve, questa Ash Barrens, ci serve tantissimo. Secondo me invece è giusto scartare Strands perché per una volta l'iniziativa, tra virgolette, non la regola, ce l'abbiamo noi. Cioè, nel senso, noi siamo comunque avanti ragione. E noi possiamo pensare già di menarlo con quella 2-3 quasi certo. comodamente e metterci dietro a sto counter perché lui non ha quasi un cazzo. Adesso bisogna vedere che come viene. Esattamente, non sembra avere delle business esagerate, mo c'ha solo due mana, quindi comunque non è che ce ne può fare tante. Non può attaccare, iniziativa, guarda, non la può mettere. Noi, se noi rimaniamo dietro, cioè, boh, se noi riusciamo a mettere un pochino di pressione, sì, rimaniamo dietro, scartiamo Ash Barrens qua, che dici? Facciamo terra tappata, ci vediamo il counter open, facciamo flippare pure quella. Come counter open? Ah, non fai nient'altro, ok, perché no, con Ash Barrens... Intanto lui c'ha solo muri a terra, che me ne frega di fare qualcosa, no? E anche perché poi, se tu avessi tenuto Ash Barrens e l'avessi fatta stappata, avresti avuto comunque solo due mana blu. Quindi non avresti potuto, insomma, Vabbè, fare altro. Teniamo counter, così almeno, insomma, lui qui c'ha 1, 2, 3, 4, 5 mana, possibili 6 con l'Endrop, no? Sì, sì, ce n'ha tanto. Winding Way per me ne puoi fare 100.000. Sì. Anche se avessi avuto Spell Pierce te l'avrei tirato, probabilmente. Va bene. Va lui bene. Tutto quello che è un muro noi lo facciamo risolvere, poi quando ci prova a fare qualcosa di cattivo lo quando prova a fare business noi facciamo counterspell. Esatto. Questi poi sono muri brutti, insomma il problema è che quel flag bearer ci impedirà a un certo punto di poter da una parte siamo pure tra virgolette fortunati, certo non è la parola giusta, ad aver messo comunque subito una Modern Age che è la cosa che mena di più che ci abbiamo, cioè, no? Perché esatto. I gatti di certo non lo menano. No, lui fa questa contro race, ci prova. Lui ha delle creature veramente brutte per fare contro race. Allora abbiamo un'altra, due, tre. Adesso ci possiamo permettere di castare. Ho un falco, che probabilmente è quello che faremo. Falco perché... un altro volante. Sì, quindi faremo falco. Ne prendiamo altri tre. Lo meniamo per due. E passiamo. Dopo ne abbiamo 5 a terra, comunque dai. Il problema è sempre l'altisauro, perché altisauro che ci casca un tizio con iniziativa, che facciamo? Gli togliamo l'altisauro che ha reach? Sì, probabilmente sì, perché non gli possiamo manco fare giorni sull'altisauro adesso. Quello fa tanto mana, però non lo so. Io forse proverei sempre a counterargli il tizio con reach, no? Perché il nostro piano adesso è unicamente vincere di volanti, quindi ben venga. Risolto. Certo, sì, e poi però fa due spell dalla mano, cioè noi canteriamo il primo con Rich e lui ne fa due. Lo so, però purtroppo non è che ne abbiamo tante di opzioni. Non è che ne abbiamo tante. Cioè, se avessimo potuto vincere in due attacchi usando Basilisk Gate, probabilmente non l'avremmo fatto risolvere quell'affare, però purtroppo non è questo il caso. E qua mettiamo un altro... Vogliamo provare a fare una Modern Age o vogliamo fare un altro falchetto? Un altro falco riduce il clock di un turno. Sì, riduce il clock, vai, quindi... riduce di due turni. Facciamo un falchetto. Di un poi turno, dopo, sì, insomma, quello che serve. E vai, incrociamo le dita, vediamo che succede. Allora, lui adesso c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6... No, 5 mana qui, 6, 7, 8, 9 mana, 10, 1000 mana. Il problema è quando ne fa 14 che ci può fare doppio altisauro, quello è un problema. Per il ma resto... mi sa che 14 può fare, sai? Allora, questo mi dà 5, 6, 7... Allora, il primo... Facciamo, vediamo che casca. Speriamo che casca un muro stupido, cioè ogni volta deve cascare quello con iniziativa. No, lead the stampede, ma ti pare? Me lo accollo, fai ragazzi. No, non me lo accollo, Fra, non me lo accollo, cioè deve cascare un muro stupido, Ogni tanto succederà, contro gli altri succederà, sarà successo, niente, sì, succede contro me. Lui gioca un mazzo che prima o poi si spegnerà. Vuoi vincere una partita, la vinci, però poi prima o poi il tuo mazzo si spegne. Devi essere pronto. Quirion cavolo, stappa questo, rifà 100 milioni di mana. Sì, ci fa un altro altisauro, nel dubbio magari.
e noi siamo morti perché non abbiamo la possibilità di accedere a questo. Lui c'ha Standard Bearer. Allora, se ci mettiamo un giorno e iniziamo a fare giorni su Flag Bearer, pompiamo e poi l'altisauro ci deve bloccare il pompato. Per forza, certo, però dobbiamo trovare un giorno che per ora proprio non abbiamo. Allora, questo non è un altisauro. Il problema è che adesso lui ci fa dei muri, tappa 7 e ce lo fa da mano, se ce l'ha nel caso. E se no vince proprio, cioè noi siamo tappati, se ha una roba per scombare che vince al turno. Forse questo, forse non la giocano tutti l'incantesimo che fa il trick, forse questi semplicemente giocano vantaggio e amen. Allora, lui ora ci sta facendo sicuro un dinosauro quanto una casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esatti, no, con i bianchi. Ah, con il bianco forse ci sta facendo il Golia. O Standard Bearer, quello che fa l'iniziativa? No, questo scusa è Standard Bearer. Quello che fa l'iniziativa, come si chiama? No. Ok, questo qua. Poi quei due bianchi che c'ha? Questo non vola, eh? No, no, ce lo accogliamo tutta la vita questo. È un altro Standard Bearer. Vai, vai, fai, fai tutto quello che vuoi. Due turni d'attacco. Io ho due turni d'attacco. Se va, va. Con questo preordain provo a... Vuoi dire un counter spell magari dopo. Esatto. Vai, andiamo. Quando giochi sto mazzo l'importante è sempre avere chiaro il piano della partita, che una partita c'ha tanti piani. È vero. Bravo a non aver fatto preordain prima, perché adesso ci rimischiamo il mazzo prendendo la landa, se non mi sbaglio siamo alla prima stanza. Sì, sì. Siamo una landa. Oddio, perché ho preso bianco? Non lo so. No, non fa niente, non fa, ma guarda, veramente non fa differenza. Counterspell vist. Teniamo sopra tutte e due, ci peschiamo Counterspell. Sì, teniamo sopra tutte e due, dai, Brainstorm comunque vede tre carte. Peschiamo Counterspell, facciamo il cancello, ce lo possiamo permettere, aspetta un attimo. Ecco, sì, di fare tappato, ormai. Sì. Gatto. Facciamo pure... Sì, facciamo un gatto, un falco, uguale. Uguale. Io faccio un gatto e un falco, no? No, ah no, giusto, c'ho Counterspell, che cazzo dico, vai. Vabbè, tranquillo, tranquillo, passiamo. Ma tra l'altro, comunque, mo stavo pensando, con Prismatic Strength doppio, noi comunque... Cioè, a morire di danni ce li mettiamo, O scomba o noi, anche se fa il secondo allosauro Rich, beh, insomma. Sì, sì, vabbè, quello va bene. Questo è tutta roba tua, tutta roba buona, signor, tutta roba buona. Esatto, vai, vai. Vediamo, vediamo. Terza stanza. Che fa? Scry 2, che giustamente qui... Non sta trovando il business che voleva. Pure le pescate, un po' troppo sfortunato, giustamente. Come sfortunato? Ma l'ha fatto? Auro con Rich, vabbè, fammi un altro. Questo è il terzo, Cioè, ragazzi, sono comuni. Lui vincere queste partite, sai perché piace? Perché lui ora c'ha tutto sto mana, si deve rendere conto che tutto sto mana e tutte ste bestie non ti servono a niente, cioè non ti servono. Ah. Prismatic Strength, comunque carta veramente della vita. Ok, sì, 100.000 mana, di cui uno rosso. Un altro di questi, poker di questo, ragazzi, poker. Per lui. Eh? Tesoro, il playset, ci ha fatto tutto il playset. Tutto il playset, è arrivato fino a Catacombs, fa pure una 4-1 scheletrica che è nera, sì. Nera. Quindi se mo fa il muro che dà rapidità a tutto... A parte glielo potrei counterare. No, glielo dobbiamo, mi sa, counterare se fa... Oh, ma lui... L'ha fatte tutte! No. Questo però forse sì, me lo dovevamo counterare. Perché? In realtà... Ma non mi ammazza mica, oh! No, però mette un... può mettere un Rich. Ah, perché lo mette in gioco! Sì, non lo cazzo. Caspiterina, hai ragione. Però in realtà... Mannaggia a me, che io te lo volevo dire, ma non te l'ho detto. Se invece di fare sto gatto malefico facciamo falco, non basta nemmeno un Rich, perché ci blocca un 2-3, gliene facciamo 5. Giusto, se invece di sto gatto giusto, facciamo un altro giusto, falco. Giusto, era solo da fare falco, chiaro. Non... Colpa mia. Vediamo. Ci ha trovato l'altisauro. Vabbè, comunque non è un grosso problema, perché gli diamo una volante, lo mandiamo a uno e comunque abbiamo strength, abbiamo i volanti. Cioè, certo, sarebbe stato meglio ucciderlo, però c'ha una carta in mano. Lui c'ha una carta in mano. Io ho doppio strength al cimitero, quindi diciamo che finché il colore è uno. Una carta in mano. Che cacchio stai gastando ancora, zio? Dai, ma non è finito. C'ha il muro che dà rapidità. Che gli countero e che mi sembra meglio di counter. Sì. Non stappa quello, 100 mana. E che ci fa? Perché ha una carta in più? Ah, la terra. Perché ha preso Fresta, ha ripreso Fresta. Sì. Vediamo, vediamo. Sti mazzi ti fanno sempre stare con quel... Ma ho perso o vinto? Ho perso o vinto? Ho perso o vinto?
Dai, ce l'aveva pure. Ce l'aveva pure, adesso non bastava manco. Quindi, cioè, incredibile, veramente non ho parole. Che cosa mette? Perché non mette in pila niente? Vedi un po' dalle rivelate, le rivelate? Ok, Quirion, quella che ha rivelato? Quello lo counteriamo, no? Lui non ha messo in pila niente, se non mi sbaglio. C'ha una carta in mano che è foresta. No, facciamolo, dai, sì, c'è una carta in mano e foresta. Non che si inventa con sto 3 in mano? Non lo so, sono preoccupatissimo, però non c'ha niente. No, no, perfetto, perfetto. Attacca. Io posso pure bloccare questo. Direi, no? Ma io potrei pure bloccare questo. Ma non ho capito, quanti ce ne fa? 5, 6, 7, oh. Blocco un 1-1? L'iniziativa già ce l'ha. No, no, dai, vediamo 7 danni, che ci può succedere, no? Manco l'1-1 blocco. E tanto ne ha 2. E se trovo io cosa? Sì, sì. Vai, sì, dai, se trovi. Trovo rimozione. Sì, facciamo. Noi sopra abbiamo Brainstorm. Questo è vero, sì. Quindi comunque la pescheremo e la faremo, la tireremo, vediamo un po'. Okay, vado. Allora, tiriamo sta branza, direi, no? Io se trovo rimozione ho vinto proprio, giusto? Sì, gli levi quello. No, gli devi levare il flag bearer per forza. Vabbè, dai, così me l'accollo. Mettiamo 2 terre in cima, che dici? Sì, 2 terre in cima. O terra falco, come dici sempre di fare tu. Sì, scusami, terra falco. No, perché stavo pensando che sto turno vogliamo fare effettivamente falco, ma mi sa di sì. Facciamo falco. Tappati il basilisk, bravissimo. Sì, stavolta. Ci abbiamo il falco. E allora ci pigliamo il falco, uno solo ovviamente. Adesso, prima di fare terra, facciamo... No, fai hip gate e tira Modern Age. Tappandoti esattamente hip gate, perché così che se ci troviamo counterspell ce l'abbiamo open. Scartiamo ovviamente prismatico qua, penso. Sì, dai, scartiamo prismatico. Forse qualcosa fa. Sì, ammazza i bearer dopo, sì. Anche se sì, ce l'abbiamo pure il nero. Teniamo con uno solo o con tutti gli strani che ci abbiamo teniamo due? No, direi attacca con tutto. E poi faccio falco. Sì, lui c'ha solo un Cinderwall, quindi sì, attacca con tutto. Tanto dopo facciamo falco. Sì, non avevo pensato e poi facevo un altro falco. Lui ci ammazza quello, va uno. Facciamo falco, non si dovrebbe vedere Nilea Disciple. Ah, noi tra l'altro è vero, gli facciamo 5 danni. Ah, non è morto. Ah, no, non gli facciamo 5 danni, scusa, mettiamo 2 segnalini, perdonami, errore mio. Pompa un falco, magari. Potevamo fare Scry 2, ma sì, sti cavoli. Tanto pure sbagliato, vinto. Allora sì, era meglio Scry 2, caspita. Sì, no, mi ero un attimo flashato, però in realtà sta partita, Simo, cambia poco, cioè nel senso lui ora si pesca qualcosa. Ora qualche... o lui scomba o boh, cioè... Esatto. Arrivederci e grazie, non... Ho 3 strenze al cimitero, 2 creature per farli... Non lo so, lui ha una carta da pescare. Che cazzo, deve carta proprio è? Una carta demoniaca. Cioè, demoniaca, deve davvero? Pescata proprio una demoniaca. Tra l'altro, lui ha pure finito il dungeon. Deve ricominciare. Ah, no, ce lo deve levare a noi. Lui, se ora dovesse prendere l'iniziativa, ricomincerebbe da capo. Non manco la prende l'iniziativa. Che mo' li faccio tutti. Un bel attacco idol. Questa non la tappi. Allora, ok. Sono tutte verdi? No, c'è anche un nero. Vabbè. Nero e un bianco. Ma tanto lui col prossimo dungeon si piglia. Si prende la terra. Quindi guarda. Io preverrei dal verde. Gli blocco. Gli metto un falco forse sui sì. Gli metto un falco sul Golia. Non lo so, ne pigliamo 7. Dimmi tu. Allora, io dalle mie conoscenze del suo mazzo, con se pigliamo 7 danni, 3 danni, non dovrebbe avere modi di farci. Il Tinderwall spara solo creatura, vedi un attimo? Sì, quello sì. Bloccante, creatura è bloccante. Quindi c'è, capito. Ah, che sta bloccando lui però, perché sì. Dice it is blocking. Ah, ecco perché non lo sapevi. Ah, perché proprio non succede mai, ok. Non allora... Allora, dopo noi ce ne abbiamo. Blocco. Lui sta usando. Sì, daglielo, dai, daglielo sul bianco e fai strength per verde. Dagli il falco 1-1 sul 3 Cristo bianco, giusto per stare tranquillo. Esatto, e facciamo strength dal cimitero su verde. Pigliamo 4 danni. Guarda, in realtà lo sai che se tu fai strength su verde e su nero, noi con l'iniziativa matematicamente abbiamo vinto perché gli facciamo 5 danni.
Fai pure, sì, mi piace, fai pure strength, fai strength su verde e strength su nero. A quel Tanto punto, ne caspita, lo potevamo bloccare, così ammazzavamo. abbiamo. E quello c'ho bene Ace nel dubbio. Ah, ok, perfetto, allora non si può bloccare. Sì, magari bloccavamo Quirion, ma dovremmo aver vinto facendo strength pure sul nero, che è una giocata proprio in più, però in questo modo lui è morto sia di volanti, sia non riprendendosi l'iniziativa, muore di... Di dungeon. muore di 5 danni della stanza del dungeon, insomma, è proprio un overkill, insomma. E ci sarà G3 dove daremo tutto. Tutto, vai, G3 per 4-1. Mi La alzo un side, attimo. purtroppo è sempre questa, la side. No, è proprio orribile la side che ho giocato a Roma, comunque, veramente orribile. Cioè, avessi preso tutti i mirror e tutti i UB sarebbe stata pure una buona side. Comunque, visto il piano, counterargli le sue business spell e provare a pestare di volanti. Questa mano è... Questa mano la rimandiamo al mittente, nonostante la brainstorm che se vedesse tre Sì, terre. mano con una terra è proprio forte, però non lo so, non me la sento forse. Quella con zero è peggio, però. Quella con 0 è peggio. Ormai de mordere perché sto mazzo lo fa un sacco di vantaggio, però... E beh, questa è questa la buona. teniamo. Falco giù. Guarda, chiamami pazzo. Però forse non vogliamo sto falco. Anche se... No, 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 cance, fai cancel, fai cancel. Leva Falco Gatto, dai, perché Falco purtroppo se lui fa l'iniziativa è troppo forte. Eh sì. Lui è Me lo tenuto a accomodo lì. 7, quindi è bello compatto e concreto e parte subito con mana a mana, che è la cosa più grave che potrà succedere. Esatto, ah, quello è raro che faccia mano di primo, eh. Poco raro, cioè quasi impossibile. Beh, Facciamo no, quella. scusa, il muretto di prima si sacrifica, questo fa proprio mana Sì, vero. quello giuro. Ah, lui va bene, il dubbio. Nel dubbio fa questo, che rimane ne da 2. Allora, noi abbiamo pescato da scartare, immagino la Sì, tua quindi facciamo giocata Modern sia Mage, dai. senza Tanto dubbio. male che va, il turno dopo possiamo usare Ash Barrens per prenderci l'altro blu. Andiamo questo. Inutile Spell Pierce, che mi sa che nel Falcone. matchup è proprio brutto. È brutto, tranne la partita di prima sarebbe stato forte perché ce li fa su Banding Way e su Lead Sì, Stampede, quindi sarebbe stato certo. carino. Sto a fare per ora ci dà due mana, lui c'ha tre carte in mano, guarda che... Se ora non arrivano dei disastri particolari... Come sembra stia arrivando, Ecco vabbè, fatto. Iniziativa regalata, turno 3. E questo fa proprio fa la partita. Cioè. sì, questo è... Sì, ci ha scurvato, perfetto. Trample. Cioè. Vabbè, peschiamo e scartiamo. Ah, questo è buono. Peschiamo, scartiamo gatto. Mazza, quante risorse. Va bene. No, Siete. sì, Terrafalco. Terrafalco. Cioè, siamo tornati ad avere 7 carte in mano, 6 carte in mano. Quindi proprio il mulligan a 5 è completamente mitigato. Il mazzo funziona alla grande. Però lui è troppo avanti. Purtroppo anche il suo funziona alla grande. Purtroppo che funziona la grande. Mi direi che questa iniziativa nel prossimo turno la prendiamo e con lo Sì, la strength al prendiamo. Io stavo cimitero. quasi ponderando se fare strength questo turno, però in realtà no, perché E noi perché ce ci l'ha pigliamo già scry, lui, no? quindi Quindi. lui già l'ha fatta l'iniziativa, quindi pigliamo 7 danni e amen. Allora, lui ha fatto scry, perfetto. Scry è buono, forse significa che per Top una volta non 1, c'ha... 1 top, 1 bottom. Ah, Lead Stampede è buonina, nel senso che quantomeno non fa altre cose. Prende 5 carte, Guarda, c'ha 3-4 doppio mana, c'ha 3 mana. allosauro e ha tirato fuori Quirion. Con Quirion è finita. Con qui non è finita, sì, perché ora fa un mana con quello, due mana con quello, tre No, mana con 3 in mana quello, con lo quello, lo stappa. riprende, 6 mana, non riesce a farne 7, non fa Sì, l'allosauro, no, ce invece l'ha, lo c'ha fa. il Chavas Lo in fa, lo fa, Pilgrim. lo fa, lo fa, lo fa. E niente, oh, è matchup negativo. Cioè, la partita è molto probabilmente finita, però c'è uno spot in cui se noi adesso ci peschiamo veramente giorni to nowhere come i peggiori e lui non casca niente di buono, la raccontiamo ancora questa partita. Però non deve cascare niente di buono e noi ci dobbiamo vedere Journey. Lui perfetto. Declaimer, pensa un po'. Tutta quella ce la mischia nel mazzo. Però io nonostante questo, nonostante sti danni che ci stiamo pigliando, se ora noi vediamo Journey to nowhere, la raccontiamo sta partita. Questo mi sa che non la racconta perché i suoi tramplano e si riprendono l'iniziativa comunque. Però abbiamo strength al cimitero. Fai sto 2-3. Faccio il No? Che dici? 2-3? Sì, io direi fai il 2-3 e abbiamo strength al cimitero. T'ho fatto sì, passiamo. Facciamo strength, vediamo un po' che succede.
Lui che ha detto che ha preso doppio al tisauro, ha preso. Sì. Ah, ok, doppio al tisauro non ne usciamo. Doppio al tisauro non ne No, usciamo. ma infatti ti dirò, adesso Sì, aspettiamo la poi prima cascata esatto, tanto ma aspettiamo per lo per... spettacolo, però questa partita purtroppo siamo stati. Lui ha fatto una partenza molto bella, ha fatto rampino di secondo, ha fatto l'accellerino più forte del mazzo e poi ha fatto un casino. L'iniziativa. Ok, questa deve attaccare per forza il turno di dopo. God. Una meccanica che sarà tanto tanto amata e tanto tanto amata dai giocatori Commander, God, perché lì succedono Eh delle beh, belle cose. Con certo. multiplayer sì, succedono delle belle cose. Questo poverino un po' se la poteva portare a casa la partita, però è troppo, troppo vantaggio, in mano non abbiamo Ha niente. fatto troppo, Cioè, ha se, finché visto non fa veramente standard troppo bearer, questo qua, caspita, con... cioè, bene. Però capito, con vedi, un po' di stranza al cimitero, resisti qualche turno, però... noi abbiamo giocato un mazzo che comunque dopo questo Mulligan a 5, se lui veramente non ci avesse fatto più Esatto, lui è del andato molto ritiro, dritto, cioè... ce l'andavamo a riprendere sta partita. Quindi comunque è un buon indicatore di quanto il mazzo sia forte comunque, cioè, in un certo senso. Fa quello. Sì, Ci casca un altro un'altra giocatore. iniziativa. Va Possiamo bene, continuare. signori. Io ne ho abbastanza. Sì, Quando ti fanno, quando ti va cascano pure. sempre la carta giusta, mi sembra un po', come si dice, indolenzito. Francesco, grazie Sì. mille. Io svelo retroscena. Erano anni che volevo portare Francesco sul canale. È Poi, vero, vero. Cioè, ogni volta che ci acchiappavamo da qualche parte me lo dicevi. colpa mia che non sono riuscito. Ma lui è stato gentilissimo comunque a tornare. Soprattutto adesso con un risultato fighissimo, quello del Paupergeddon. Ripeto, splittato con Ciro Monopoli. Diciamo, splittato non è la parola giusta. Comunque, hai fatto vincere lui, ma non avete giocato la Sì, finale. è vero, sì, ha vinto per me, gli ho lasciato la vittoria e tutto, però penso Esatto. che entrambi, diciamo, in un torneo così lungo, arrivati alla finale, che comunque lui Eravate portava pure il sta. suo Io ero talento. stacchissimo. Se dovevo fare il commento anche alla vostra finale, vi avrei ucciso. E sicuramente Guarda, anche mia te lo dico, se moglie. non fosse stato Ciro, io avrei giocato perché mi sentivo imbattibile in quel progetto, imbattibile. Grande. Mi ha tolto i Ed è microfoni, ho stato deciso. Dawnbringer Cleric. Proprio lui. Va bene, Fra, ti ringrazio Dai, Esco, molto. grazie mille. Riempite il suo profilo Twitter di follow, Dai, visto e considerato che ha iniziato da poco, ragazzi, comincia a twittare aiutatemi, di Magic, aiutate questo eccetera. boomer. Anzi, dicci quando streammi che magari, che ne so, streamiamo insieme. Detto Ci questo, proveremo. grazie a tutti per aver guardato. Grazie a tutti, ragazzi, grazie a te, Simo, un Ciao, bacione. Un bacione alla ciao, ciao. prossima. Ciao, ciao.